Questa è una storia di un ragazzo di 17 anni che sembra vissuto in famiglia, viene sottoposto naturalmente a degli esami, risulta una valutazione multidimensionale di spettro autistico e viene richiesto il suo ricovero in una struttura capace di affrontare queste problematiche. Parliamo di febbraio 2019, nessuno si fa avanti da parte della ASL, questo ragazzo quindi rimane con la famiglia e purtroppo subisce anche un episodio particolare perché inconscio rispetto al pericolo cerca di uscire fuori di casa buttandosi dal terzo piano, miracolosamente illeso. La famiglia per altri due mesi cerca di trovare una soluzione, risottopone nuovamente questo ragazzo ad una valutazione a luglio del 2019 e poi incomincia a cercare una struttura fuori regione, perché in regione Abruzzo non ce ne sono e perlomeno in quel momento una non era disponibile, fino a trovarla appunto in provincia di Lecce. Qui viene portato questo ragazzo 17enne, viene portato ad agosto del 2019 e, a parte il momento straziante del rilascio di questo ragazzo rispetto alla famiglia, questo ragazzo riesce ad abituarsi a questa struttura. Però già dal mese successivo la ASL, che prima aveva autorizzato questo ragazzo, il ricovero di questo ragazzo in questa struttura in provincia di Lecce, comincia ad avanzare tutta una serie di problematiche di tipo burocratico e amministrativo per non pagare, fino addirittura ad arrivare a un decreto ingiuntivo da parte della struttura a cui la ASL di Chieti si è opposta il 40° giorno. Questa è l'assurdità, è che una famiglia che non ha mai sofferto l'autismo del proprio figlio, lo ha sempre affrontato con tanta forza e amore, nel momento in cui per la tutela del proprio ragazzo, che aveva posto in essere dei comportamenti molto pericolosi e gravi, si è appoggiata alle istituzioni, si è ritrovata con tanta incertezza, tanto dolore e tanta solitudine.